Caterina Balivo, la notizia del tutto inaspettata sull'amatissima conduttrice partenopea, era il maggio del 2020 quando Caterina Balivo, senza nascondere la commozione, ha salutato i telespettatori di Vieni da me, dopo 2 anni di conduzione, e ben 15 anni nel pomeriggio Rai, tra Festa Italiana, Italia sul 2 e, per un po', è stata lontana dal piccolo schermo, in attesa di nuovi stimoli ed una nuova avventura. Nel 2021 e 2022 l'abbiamo vista nei panni di Giudice nel Cantante Mascherato, show di Milly Carlucci, e, dal 22 giugno, è al timone di Chi vuole sposare mia mamma, trasmissione del mercoledì. A fine luglio la vedremo anche ad El Po' un dubbio, che andrà in onda in seconda serata. Ma non è tutto, per la conduttrice partenopea è in arrivo una novità davvero clamorosa. Caterina Balivo, la notizia che nessuno si aspettava, grande novità, il suo addio a Vieni da me non è stato facile da digerire per i telespettatori, che ogni giorno si sintonizzavano su Rai 1 per seguire, ma per i fan di Caterina Balivo è in arrivo una notizia sensazionale. Sì, perché oltre agli impegni di cui vi abbiamo già parlato, in autunno la conduttrice napoletana sbarcherà, e lo farà con un game show in onda tutti i giorni, nella fascia preserale. Una bella sfida per la Balivo, che si sconterà con i quiz più famosi. Cosa sappiamo del suo programma? Andrà in onda da metà settembre, prima del TG serale, ed avrà come protagonista le parole Eli. Puntiamo molto su di lei, è brava, con questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago, ha dichiarato il presidente di RCS Urbano Cairo, presentando in un assoluto debutto per Caterina Balivo, per la prima volta in onda in questa fascia oraria e con un formato simile. Ed una bellissima notizia per i suoi fan, che finalmente possono seguirla tutti i giorni, come hanno fatto per molti anni. E tra le novità della prossima stagione di La 7, oltre alla Balivo, ci sarà Aldo Cazzullo, al timone di un programma che dovrebbe andare in onda di mercoledì. Dal titolo, Una giornata particolare, si tratta di un format ideato dalla rete, in cui il giornalista racconterà le gesta di alcuni tra i personaggi più importanti della Anche Concita De Gregorio si unisce al team di La 7, con un programma del preserale della domenica, in onda libri, dedicato, come suggerisce il titolo, tantissime le conferme, da Piazza Pulita a Non è l'Arena. Insomma, sarà una stagione tutta da vivere.